No, posso dire una cosa? Sì, come no? Scusate, ma adesso mi sono scatenata perché quando ho sentito questa cosa di quella mamma di 14 anni mi sono arrabbiata. Io spero che siate arrabbiati un po' anche voi. Giovanni, quando qualche mese fa stavo scartabellando delle cose in biblioteca e stavo cercando dei dati che mi servivano per una ricerca che stavo facendo, a un certo punto, nel 1994, un certo dottor Giovanni Putoto ha dato così, giusto perché non aveva niente da fare, nel 1994, le linee guida alla Croce Rossa per i bambini non accompagnati in Ruanda. Ecco, chi ama il QAM, sapete perché torna a lavorare con loro? Perché facendo delle cose completamente diverse ritrova i nomi del QAM, ritrova i medici del QAM dall'inizio. È vero, Don Luigi? Questi medici del QAM se li ha tirati su bene, ma proprio bene. Allora. Diamo conto. Grazie. Giusto? Sì. Ok, cominciamo. Aspetta, lo faccio da qua, così non sbaglio. Intanto, mentre Giovanni si prepara, permettetemi un saluto anche all'altra parte del pubblico che non entra in questo, okay, a questa aula magna, a questa aula salotto, sì, però con lo stesso entusiasmo, con la stessa attenzione, tutto quello che succede qua dentro. Grazie mille, scusa. Un saluto anche a lui. Grazie, buongiorno a tutti. Il mio compito è in pochissimo tempo di darvi i risultati del secondo anno delle attività del programma Prima le mamme e i bambini. Quindi vedremo praticamente i dati di attività, il lavoro che è stato realizzato. E come potete notare, si tratta di presentare questi dati seguendo lo schema che riguarda proprio il processo del parto, no? Che inizia a livello di casa e poi si estende attraverso le visite nei centri sanitari periferici e in ospedale. Quindi le visite prenatali. Ecco. Su 1.300.000 persone ci sono state nel secondo anno 50.000 visite prenatali. Significa, è la somma delle visite che sono state fatte dalle donne gravide nella rete dei centri sanitari periferici, più le visite sempre prenatali fatte nei quattro ospedali. Questo ha a che fare con, lo ricordo ancora, quattro distretti, sono come quattro aziende sanitarie locali italiane. Come potete vedere si tratta di numeri importanti, ma la grande sfida è soprattutto a livello periferico. È qui che bisogna portare i servizi semplici di base e che siano di qualità per le donne. Per quanto riguarda invece i parti, che è il momento più critico e anche più rischioso per una donna, abbiamo avuto in totale 22.000 parti, un po' più di 22.000 parti. Nelle strutture sanitarie ci sono state quasi 14.500 parti su 13.500, che è il target previsto del secondo anno. Quindi l'avete superato? Prego? L'avete superato? Sì, l'abbiamo superato. Poi 565 sono stati i trasporti di situazioni relative a complicanze ostetriche all'ospedale. A livello di ospedale, cumulativamente ci sono stati 7.736 parti su un target previsto di 7.200, quindi superato anche questo target, di cui 6.000 normali, senza interventi particolari, su 5.400 attesi, e 1.636 parti cesari, inferiori al target previsto, che è un buon segno, certo, che la qualità comincia a farsi strada. Nel secondo anno sono stati formati sui temi e le problematiche, i sistemi informativi, ecco, relativi alle complicanze materne e neonatali, 144 professionisti locali nei quattro paesi. Se poi guardiamo, in sostanza, nei primi due anni, quanti sono stati i parti assistiti alle donne in queste quattro ULS, aziende sanitarie locali,
abbiamo più di 20.000 parti che sono stati assicurati nella rete sanitaria periferica, 1.225 trasporti di emergenza e poi gli interventi a livello ospedaliare, assistenza a 14.780 parti, di cui 11.528 normali e 3.180 parti cesari. Complessivamente sono state formate, è stata data l'opportunità a fare formazione molto skill orienti, non troppo teorica. Questo ci insegna specialmente la disciplina ostetrica ginecologica, di essere molto... Sì. Giovanni, scusami, vogliamo ricordare quali sono i quattro ospedali? Perché sì, ovviamente il 90% i quattro ospedali sono quelli di Shulo, in Angola, l'ospedale di Aber, nel distretto di Oyam, in Uganda, nel nord, l'ospedale di Tosa Maganga, del distretto di Iringa Rural, in Tanzania, e l'ospedale di Wolisso, nel Southwest Zone, in Etiopia. Che cosa sta a indicare quel free? Quel free sta a indicare che fin dall'inizio c'è stato l'impegno da parte del programma di fornire assistenza gratuita sia alle emergenze in particolare, cioè facendo in modo che non ci sia nessun contributo personale o familiare della donna per sostenere le spese dell'intervento, sia per quanto riguarda i trasporti in ambulanza. Vedremo dopo il perché. Andiamo avanti. Non si tratta solo di fare, si tratta anche di pensare criticamente a come migliorare l'organizzazione dei sistemi sanitari locali, che è la sfida, se volete, anche più importante e rilevante. Nel 2012 ci siamo chiesti, con i nostri partner locali, ministeri della salute, autorità distrettuali o regionali, ci siamo fatte tre domande. La prima domanda è stata: qual è la capacità dei servizi sanitari di queste quattro aziende, diciamo, di fornire le prestazioni di emergenza ostetrica e neonatale? Abbiamo applicato questo strumento di indagine della Columbia University e lo abbiamo esteso, ecco, a Wolisso e a tre distretti, a Iringa e a Oyam. Cosa potete vedere? Che solo l'ospedale è nelle condizioni di fornire le 9 prestazioni ritenute essenziali per standard internazionali, mentre i centri sanitari periferici, che dovrebbero fornire le prestazioni basiche, invece, come potete vedere, solo alcune di queste prestazioni sono fornite, sono erogate, c'è il colore verde che lo indica, il colore grigio invece indica che queste prestazioni non vengono erogate, quindi ci sono dei gap importanti che sono stati indagati. L'altra domanda che ci eravamo posti sempre all'inizio del progetto per capire il punto di partenza era: qual è la qualità dell'assistenza materna e neonatale fornita dagli ospedali. Abbiamo applicato uno strumento dell'OMS e poi un team di esperti esterni, soprattutto che fanno riferimento al centro di collaborazione di WHO di Trieste, del Burlo Garofalo, ci hanno consentito di analizzare 17 funzioni di qualità dell'assistenza materna e neonatale evidence-based di questi ospedali, e il quadro riassuntivo che vedete è questo, dove il colore rosso sta a indicare una situazione di rischio per la donna e per il bambino, perché lo standard è basso e bisogna intervenire, mentre per queste specifiche funzioni, dove il colore è arancione, la situazione, diciamo, è intermedia, ci sono dei miglioramenti da fare, ma è abbastanza buona. Mentre, come nel caso dell'ospedale di Wolisso, dove prevale il verde per queste funzioni, vuol dire che le prestazioni sono corrispondenti allo standard. La terza dimensione è quella dell'equità. Abbiamo sviluppato uno strumento assieme all'OMS e alla Facoltà di Statistica di Padova e abbiamo ottenuto il profilo socio-economico delle donne che utilizzano i servizi materni ospedalieri e, ahimè, come conferma la letteratura, a utilizzare più intensamente il servizio ospedaliero sono soprattutto le donne del quintile più ricco, quelle che hanno un livello educativo e di reddito superiore alle altre, mentre le donne più povere utilizzano in maniera molto minore gli altri. Questi erano i lavori che sono stati fatti all'inizio.
nel 2013 ci abbiamo aggiunto qualcosa di in più. Cioè ci siamo chiesti, per la situazione specifica della Tanzania, ma non è che c'è anche un problema di efficienza, cioè di uso non efficiente delle risorse disponibili? In Tanzania, nel distretto di Iringa, il 90% delle donne partorisce nelle strutture sanitarie, eppure i dati di outcome sono disappointed, sono deludenti. Allora, con l'aiuto dell'Università di Siena e partner locali nell'ambito di un progetto europeo, abbiamo mappato con lo strumento del GIS, del Geographical Information System, abbiamo mappato la situazione nel distretto di Iringa, i centri sanitari dove si partorisce con i parti, la distribuzione del personale, la loro qualifica, utilizzando appunto questa tecnica che è molto interessante perché mette insieme vari set di dati, i dati demografici, la densità, le strade, le caratteristiche del territorio e i dati sanitari. E che cosa è venuto fuori? Che nel distretto di Iringa ci sono molti centri sanitari con pochi parti. Come potete vedere, i centri che hanno più di 300 parti un anno, praticamente ce n'è solo uno, ecco, al di fuori dell'ospedale. E poi c'è una miriade di altri centri che erogano da 200 a 300 parti e moltissimi centri piccoli che hanno meno di 100 parti o addirittura meno di 50 parti all'anno. E questo deve far riflettere, soprattutto se, come in questo caso, ci sono molti centri che hanno pochissimo personale qualificato. Per diminuire la mortalità materna bisogna che il personale sia qualificato, skill birth attendant, deve avere delle skills, ma per avere delle skills bisogna che ci siano anche del personale, ma anche casi, volumi. E potete vedere come in realtà c'è una male distribuzione anche del personale qualificato. E una persona non può reggere per malattia, per ferie, per assenze, un servizio che deve essere di 24 ore al giorno. Dunque, questo motivo, ecco, ci ha spinto poi ad analizzare, ecco, questa è la distanza che intercorre, vedete, in minuti a piedi tra i villaggi e i centri sanitari. Questa è la mappa dello stato attuale, cioè il 92% della popolazione accede ai servizi sanitari in 2 ore. Però potete vedere come c'è una sovrapposizione molto elevata di centri sanitari che si trovano a poca distanza l'uno dall'altro. Quindi c'è una distribuzione geografica che non è razionale. Facendo uno scenario in cui, pur mantenendo al 90% la copertura complessiva della popolazione per avere accesso entro sempre le 2 ore ai servizi sanitari, ma razionalizzando il tempo, si possono ridurre del 40% i centri sanitari, i punti nascita. Quindi questo è un problema importante, è un problema in cui questa analisi, di cui vi ho mostrato soltanto alcuni cenni, è un problema tecnico ma anche un problema politico, perché l'indicazione della Tanzania è di costruire un punto nascita per ogni villaggio. In realtà le risorse dovrebbero essere allocate e utilizzate in maniera diversa. L'altra analisi che vi porto all'attenzione risponde a questa domanda, è stata fatta in Etiopia. Ma perché le donne povere non accedono ai servizi sanitari? Abbiamo fatto una Knowledge Attitude and Practice Survey per studiare i determinanti. 500 abitazioni sono state oggetto di questa survey, di questa analisi, nei 3 distretti che sono oggetti del nostro intervento. E sono stati utilizzati 2 questionari, uno tratto dal Multi Indicator Country Survey e un altro dalla John Hopkins University. Rapidissimamente, per quali motivi le donne povere non accedono ai servizi sanitari? E questo è interessante perché, vedete le frecce rosse, che cosa indicano? Indicano dei motivi molto importanti in termini di peso.
per esempio, non frequentano le cliniche neonatali perché ritengono che non sia necessario, perché non fa parte delle abitudini culturali, perché tutto sommato una donna dice: ma io ho avuto una buona gravidanza finora, perché ci devo andare ai servizi? Oppure perché, insomma, sente un po' di disagio a fare le visite prenatali. Poi invece c'è un motivo, se volete, più hard, più consistente, che è la distanza e la mancanza dei trasporti. Dunque, questo messaggio lo abbiamo trovato poi anche, in estrema sintesi, anche per quanto riguarda il parto, che qui la donna dice il travaglio era troppo urgente e avanti, gli stessi motivi, accelero. Il messaggio qual è? Attenzione, giusto investire sulle strutture sanitarie, sul personale, ma bisogna anche investire sulle comunità e fare un'opera di informazione, educazione e comunicazione, AIC, con gli operatori sanitari, perché molte determinanti che impediscono alle donne di accedere ai servizi sono di natura culturale. Dunque, diffusione dei risultati. Questi strumenti, metodi e risultati sono stati diffusi a Kuala Lumpur, nella conferenza più importante al mondo sul parto, Women Deliver. Sono stati illustrati anche alla Camera dei Deputati del Parlamento italiano, lo faremo al Parlamento europeo a marzo del prossimo anno, e poi sono stati presentati in workshop specifici ai ministri dei quattro paesi. Abbiamo già una pubblicazione in Peer Review Journal, altre due che sono, diciamo, in preparazione, e abbiamo dedicato anche un numero speciale della nostra rivista a tutto questa analisi. Le conclusioni, eccole qua, le prospettive del 2014. Continueremo in questo modo, piani annuali condivisi con i partner per mantenere i target, investire molto nella formazione, nella supervisione, nel miglioramento del sistema informativo. Faremo una valutazione intermedia con WHO, dallo stato dell'arte. Ci concentreremo come argomenti di approfondimento sul cesareo, perché sta aumentando in termini assoluti e percentuali e bisogna vedere l'appropriatezza clinica per cui viene fatto. E faremo anche un'analisi su come integrare i servizi delle malattie croniche con la malattia infettiva utilizzando l'antenatal clinic come punto di entrata. E poi una mobilitazione di tutti, perché per affrontare temi così pesanti e impegnativi c'è bisogno della partecipazione, del contributo di tutti. Quindi l'impegno continua, vi ringrazio e vi rimandiamo al prossimo anno.